Ciao ragazze, arrivato pure il fine di settembre e ho pensato di fare una nuova rubrica, i preferiti del mese. Questa è una collaborazione insieme a Vittoria e sarà un video diverso, un preferiti del mese in modo diverso dal solito perché non sarà un tag, non saranno domande, sarà proprio un video fatto in modo libero, ognuna dirà quali sono state le cose che hanno piaciuto in questo mese. E devo dire che per me settembre è stato un po' come un mese molto desiderato perché a me agosto mi stanca, mi annoia, mi mette giù. Invece quando arriva settembre, con l'inizio della scuola, con tutta la gente che inizia il lavoro, mi mette un po' in attività mentale, diciamo. Sono stata più che contenta che la scuola ha iniziato, che mio figlio è iniziata la terza elementare. Sì, un po' di più pensieri per i compiti, ma ragazze, per mattina ce l'ho un po' di silenzio in casa e ce l'ho un po' di tempo solo per me stessa. Questa è una cosa veramente meravigliosa per me perché ho conquistato il mondo così. Sempre in settembre i miei zii da Romania sono venuti per qualche giorno in vacanza a mia madre e così magari ho avuto l'opportunità di abbracciarli e di passare un po' di tempo insieme a loro. Allora, una delle cose che mi hanno piaciuto questo mese è proprio il regalo che loro mi hanno portato ed è questo, che è una fontana fatta in modo artigianale in Romania. È una fontana che in realtà in Romania si facevano tanto tempo fa, eppure mia nonna ce l'ha una davanti a sua casa e ce l'ha acqua più fresca al mondo, più buona. Non lo so, è una cosa che mi ricorda sempre di casa della nonna. Qua è scritto Romania e io lo tengo sempre sul mio comodino vicino a me insieme a una foto con una delle mie zie e il mio nonno. Vi devo parlare di un altro regalino che in realtà mia cognata me l'ha regalato quando è venuta in vacanza. È un bracciale. Vi lo dovevo mostrare mese scorso, ma non avevo fatto proprio i preferiti di agosto. E vi lo mostro adesso. E questo bracciale così, con tutti questi charms, è fantastico. A me piace veramente tanto tanto e mi dispiace solo per il fatto che non lo posso indossare ogni giorno perché ho paura che si rompe, ma è proprio con questi charms neri, che è nero, il colore che amo di più, lo adoro. Questo mese ho scoperto due aziende, una è Just Cosmetics e seconda Crema Lux Mineral. Potete trovare i video con le mie recensioni sul mio canale. Sempre questo mese ho ricomprato il mio preferito fra tutti, fondotinta, e parlo da Dermablend. Se volete vedere la recensione, cercatelo fra i miei video. Ragazze, di sempre, ma di quando ero piccolina, ho sempre desiderato di avere una riccia capelli. Va bene, ha dovuto arrivare settembre 2015 per poter comprarmi una riccia capelli. Va bene, ragazze, questa è Remington Pro Soft Curl.
un ferro di 25 centimetri che fa i ricci larghi e morbidi. Sempre per capelli, ho scoperto e ho amato al primo momento questa maschera da L'Oreal Color Vive per i capelli colorati. È una maschera con quale in realtà ho avuto dei ottimi risultati. È veramente un ottimo prodotto. Parliamo pure delle cose casual. Diciamo che il cibo preferito del mese è il tiramisù, perché è stata per prima volta che io ho provato di fare il tiramisù e veramente mi è uscito molto 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 buono. Come bevande, sempre il Pepsi senza caffeina e la birra Raffo. Il libro del mese è questo che è The Secret. Questo libro è in rumeno, è l'unico che sono riuscito a comprare dalla serie The Secret, ma è un libro che ti fa diventare ottimista. Se lo trovate, ragazze, compratelo perché è veramente buono. Ho visto tanti film questo mese, ma diciamo quello che mi ha impressionato di più è il Source Code. Se magari non l'avete visto fino adesso, cercatelo, downloadatelo e seguitelo perché è bello. La canzone del mese è per sicuro Shut in the Dark di Within Temptation. Non lo metterò per farvelo sentire, ma se magari siete curiose di quello che è questa canzone, andate e cercatelo su YouTube. Ragazze, tante cose belle mi hanno successo in questo mese, non voglio pensare alle cose brutte perché i miei ricordi devono essere solo positivi. Comunque ogni giorno che passa, ogni momento che riesco a sopravviverlo, diciamo, mi avvicina molto di più del periodo dell'anno che a me piace di più, parlo di Natale. Io ringrazio a Dio per ogni momento che mi ha fatto vivere in questo settembre 2015. A voi vi ringrazio per la pazienza, spero che vi sia piaciuto il video, che vi è sembrato interessante, fatemelo sapere. Ci vediamo al fine di ottobre con un altro I preferiti del mese. Ciao!